è chiaro che lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti si porta con sé poi tutta una serie di reati, perché alcuni reati di criminalità diffusa spesso sono collegati alla necessità che hanno i consumatori poi di poter avere quello che serve per acquistare quotidianamente la sostanza stupefacente che gli serve. Una spirale, insomma, è una spirale che trascina verso il basso, direi. Che ha bisogno di un approccio che è un approccio, come dire, multistituzionale, cioè nel senso che le forze di polizia fanno la loro parte, ma è chiaro che se non si mettono assieme tutti i pezzi, tutti i segmenti della società, che è il dovere di affrontare, quindi le scuole, la famiglia, che è il primo baluardo, sarà difficile riuscire, come dire, a debellare questo fenomeno, quindi ci vuole uno sforzo. Devo dire che insomma il territorio di Monza è un territorio però nel complesso, per uno come me che arriva dalla realtà di Milano, la grande metropoli, insomma, è un territorio su cui insomma si può lavorare bene, ecco, ci sono tutte le condizioni sociali, ma anche per il livello di collaborazione che c'è a livello istituzionale per fare bene. Ecco perché vorrei insomma che la presenza delle forze di polizia e in primis della Polizia di Stato possa crescere, perché si percepisce questo bisogno di sicurezza da parte dei cittadini. Devo dire che in questo la stampa, i mass media in generale, hanno un ruolo importante. E quindi una comunicazione, non lo dico perché sono qui, ma misurata, equilibrata, che mi sembra sia la cifra del vostro modo, di Monza e Brianza News, di fare giornalismo, ci aiuti, perché è chiaro che la ricerca del sensazionalismo, la ricerca della notizia d'effetto, l'enfasi che magari fa perdere di vista i fatti, il fatto della sua oggettività, poi produce nel lettore, nel cittadino, quell'effetto un po' distorsivo della realtà. Per cui assistiamo a questa forbice, per cui abbiamo dati che testimoniano un costante calo dei reati e un aumento dell'attività di prevenzione di depressione e una percezione dell'insicurezza che cresce. Ecco, questo evidentemente è chiaro. Ma voi avete dei progetti condivisi con le altre forze dell'ordine per quanto riguarda... Io devo dire che uno dei punti di forza di questa realtà è intanto l'intesa perfetta che c'è con il prefetto Palmisani, con il quale condividiamo tutte le strategie per implementare i livelli di sicurezza sul territorio. E quindi da quell'attività di coordinamento che il prefetto istituzionalmente svolge, e con la quale sottolineo c'è una perfetta sintonia, ed è questo un qualche cosa non sempre scontato. Perché si possono avere le due autorità provinciali di pubblica sicurezza, quella tecnica operativa e quella, diciamo, che ha un taglio più politico e amministrativo, devono lavorare assieme, perché così la legge vuole. Essere in sintonia anche sul piano personale fa sì che poi gli obiettivi siano realmente condivisi e quindi poi ci si possa attivare. Anche con le forze di polizia, con l'arma dei carabinieri in particolare, ma anche con l'arma di finanza, per non parlare della Polizia Locale di Monza, che è un corpo importante, insomma, in assoluto a livello lombardo è una delle polizie locali più significative in quanto a capacità operativa, e in generale con le polizie locali della provincia c'è un rapporto di collaborazione molto valido. Sottolineo, ripeto, quello con l'arma dei carabinieri, perché siamo le due forze di polizia a competenza generale, e devo dire che a partire proprio dal rapporto che si è creato con il comandante provinciale, con Nello Pacioni, e in generale insomma con tutta la struttura che dipende da lui, c'è un'ottima forma di coordinamento. Poi la mia aspirazione, provenendo da Milano, io ho diretto lì per alcuni anni l'ufficio prevenzione generale, era attuare un piano di controllo coordinato del territorio sullo stile di quello milanese, dove c'è una suddivisione del territorio che prevede alternativamente la presenza di una o dell'altra forza di polizia in via esclusiva, e questo evita l'accavallamento delle risorse nella stessa zona, nella stessa fascia oraria. Per fare questo però devono crescere gli organici, perché
significa avere in campo sulla strada un numero di equipaggi che ti garantiscano sempre la copertura senza insomma che possano intervenire fattori. Quindi nel momento in cui sarà cresciuto il nostro organico, una delle forme da attuare sarà sicuramente questa, cioè una forma, oggi esiste un coordinamento, ma la mia idea sarebbe di attuare un piano, di pianificazione vera, che peraltro poi consente anche di vigilare sul territorio, suddividendosi anche gli obiettivi che ci sono sul territorio, perché c'è anche poi da garantire una vigilanza agli obiettivi sensibili, alle attività che sono a rischio di fenomeni criminali, eccetera, eccetera. E questo è sicuramente un obiettivo che mi ero posto appena arrivato a Monza e che non ho perso di vista, ma per il quale ovviamente occorrono le risorse necessarie. È chiaro, è chiaro. Ma riguardo a quello che ha detto il sindaco proprio venerdì in conferenza stampa, appunto sì, sul fatto che ci sia il rischio che vengano aboliti i protocolli introdotti da Salvini e quindi il rischio che invece questa situazione di miglioramento, come da lui presentata, vada invece nuovamente peggiorando, lei che cosa ne pensa? Ma allora, io non posso far altro che fare riferimento alle pianificazioni che ci sono a livello ministeriale e dipartimentale, cioè se parliamo da un punto di vista normativo, il nostro lavoro di operatori delle forze di polizia è quello di rispettare le leggi, quindi di non commentarle, noi applichiamo le normative che ci sono. In generale sul piano del potenziamento delle risorse e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è molto chiara la situazione, in un ambito che è necessariamente nazionale, e quindi da quel punto di vista dobbiamo confidare su quelle che sono le ripartizioni di risorse che gradualmente vengono messe a disposizione. Io voglio ricordare che per formare un agente ci vuole un anno, per formare un vice ispettore ci vuole un anno e mezzo, un commissario ci vogliono 2 anni, cioè la formazione di un appartenente alla Polizia di Stato necessita di tempi, e vanno fatti i concorsi, vanno assunti, cioè non è la procedura è che ha bisogno di una pianificazione pluriennale e che però è in atto, e quindi da quel punto di vista poi in generale io mi astengo da fare valutazioni corretto. Che dal nostro punto di vista poi non avrebbero neanche rilievo, insomma. Un'altra cosa in realtà volevo chiederle, forse me ne ero occupata direttamente io, del protocollo migranti che avete firmato a ottobre, sì, con i sindacati. A questo punto, dopo un po' di mesi insomma, sì, dalla sigla, dalla firma, ci sono già degli aggiornamenti dei dati, dei risultati che ci può dare? Questo protocollo era un protocollo che mirava ad garantire uno scambio reciproco di aiuto e di utilità, cioè a beneficio del cittadino che si presenta ai nostri sportelli, e per consentire alle organizzazioni sindacali, ai sindacati confederali, di poter svolgere la loro attività di patronato in un rapporto che in qualche modo fosse stato regolamentato con la questura, perché sappiamo insomma che CGL e CISL svolgono questa funzione di supporto. L'abbiamo voluta, come era stato fatto anche nella città di Milano, istituzionalizzarla. Ci stanno dando una grossa mano, sono presenti nei nostri uffici, è una forma di aiuto rivolto al cittadino che prima di rivolgersi all'ufficio di polizia sa di poter contare su una struttura che in maniera affidabile dà informazioni, orienta, col vantaggio che poi queste persone, questi volontari sono anche presenti nei nostri uffici, quindi questa forma di integrazione, di collaborazione può proseguire anche presso la nostra sede. Quindi diciamo adesso è un po' prematuro dare dei numeri, devo dire che anche quello è un ufficio, assieme all'ufficio passaporti, estremamente, con un carico di lavoro estremamente elevato, perché nella nostra provincia possiamo contare, credo con i dati Istat, circa 75.000 stranieri, di cui almeno 55.000 extracomunitari, che quindi hanno bisogno di rivolgersi ai nostri sportelli. Poi lì c'è un carico di lavoro molto forte, perché anche in quell'ambito, dal 14 aprile dell'anno scorso, Monza si è dovuta far carico di tutti i cittadini residenti nella provincia di Monza e Brianza,
che invece fino al 14 aprile potevano contare anche in parte sul lavoro dell'Ufficio Immigrazione di Milano. Quindi anche quella è una situazione dove sicuramente ci sarà bisogno di immettere nuove risorse. Nuove risorse, assolutamente.